Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale della Toscana si è riunito in una seduta solenne in occasione della Giornata della Memoria 2022. La seduta è stata presieduta dal vicepresidente del Consiglio, Stefano Scaramelli, che ha ricordato in apertura come la comprensione dei fatti delle leggi antiebraiche dell'Olocausto restano ancora difficili, se non impossibili, da comprendere. Il Consiglio si è soffermato durante la seduta anche sulla vicenda avvenuta proprio durante questa settimana a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, dove due adolescenti di 15 anni hanno insultato un ragazzino di 12 con epiteti razzisti, inneggiando ai forni crematori e alla Shoah. È intollerabile, ingiustificabile e scioccante registrare ancora una volta episodi di persecuzione antiebraica, è quanto emerso con voce unanime dal Consiglio regionale, ricordando come la Toscana è terra di diritti, di tolleranza, di solidarietà, di accoglienza, di civiltà. Ah, una seduta solenne che ho avuto l'onore di presiedere, una seduta che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica la memoria ovviamente del crimine più grande commesso dall'uomo contro l'uomo, una seduta che ho voluto aprire ricordando e denunciando i fatti successi ieri nelle giornate precedenti a quella della giornata della memoria in merito ai fatti accaduti nel Livornese, perché quello che è successo è molto grave, l'abbiamo denunciato, abbiamo chiesto qualora possibile al Consiglio regionale di costituirsi anche parte civile, perché la Toscana è terra di diritti, è terra di solidarietà, è terra di rispetto, e quanto successo da due ragazze di 15 anni al cospetto di un ragazzino di 12 anni e chiede giustizia. Il concetto di giusto è un concetto importante, molti ebrei sono stati uccisi, deportati, e la memoria di un Consiglio regionale che deve ricordare quanto è successo, è impossibile comprendere quello che è successo, ma è impossibile dimenticare, dobbiamo ricordare quanto avvenuto, questo che è il crimine più grande commesso dall'uomo, e credo che noi, la nostra terra, la Toscana, non possiamo far altro che denunciare quanto è successo, ma stare vicini al ragazzo, alla famiglia, far sentire loro stessi parte attiva della Toscana, e mi auguro che il Consiglio regionale, la Regione, sarà loro vicino e potrà dare loro tanto di quello che magari solamente in questi giorni è stato tolto rispetto al diritto. La giornata della memoria è uno dei momenti in cui siamo sostanzialmente sollecitati a ricordare, però ci rendiamo anche conto, e lo vogliamo sottolineare con maggiore forza, come se non bastasse la cronaca, se non bastasse la storia contemporanea, c'è una necessità strettissima di cercare di portare il messaggio di questa giornata nell'attualità, nella quotidianità, fra tutti i conflitti e le guerre che sono in corso e che ancora sono basate, quando non sull'etnia, sulla classe sociale di appartenenza o sulla religione. C'è l'esigenza di capire sostanzialmente che cosa si è verificato in Europa, non soltanto durante e dopo la Shoah, nell'immediatezza della liberazione dei campi di sterminio, ma come fu possibile arrivare a quei momenti, capire come la comunità internazionale in quel momento si comportò e come ci stiamo comportando oggi di fronte a situazioni che sono sostanzialmente, se non alla pari, ma rischiano di essere sostanzialmente l'anticamera di stragi più silenziose, e che silenziose sono soltanto perché non sono filmate o non sono sotto l'attenzione dei media o della politica internazionale. Ci si chiede ancora troppo spesso se sia ancora così indispensabile avere giorni come il giorno della memoria, in cui si ricorda un episodio, si ricordano una parte della nostra storia, una parte della storia europea con cui l'Europa stessa ancora oggi fatica a fare i conti. La risposta è nell'episodio che è accaduto nei giorni scorsi contro il bambino che è stato aggredito a Campiglia Marittima per le sue origini. Ecco, la risposta è quello, sì, è indispensabile. È indispensabile fare memoria di quella che è stata la nostra storia, conoscerla fino in fondo, perché non si ripetano più questi episodi e soprattutto perché non si commetta un errore molto grave, che è quello di accomunare tutti i totalitarismi, tutti gli episodi terribili, tutti gli eventi drammatici che la storia europea e direi mondiale ha conosciuto.
perché solo dalla conoscenza profonda delle radici di questi fatti si riesce a trarre gli antidoti per il giorno di oggi. E questo è fondamentale, ed ecco perché anche quando l'Europa ha preso questa decisione di cercare di accomunare, come riunire tutti gli episodi che hanno contraddistinto la nostra storia come in una giornata unica, in un momento unico, io ritengo che sia poco opportuno, proprio perché la memoria di ciascuno di essi, singola, nel tempo in cui è avvenuto, contestualizzata, ci aiuta a quella conoscenza che è l'antidoto migliore per episodi. Si rende ancora più importante oggi questa giornata perché è giusto evidenziare la cultura della memoria contro la cultura dell'odio. Quello che è successo a Campiglia Marittima deve trovare la condanna di tutta la politica, ma io direi di tutte le istituzioni, dei cittadini tutti, perché è inaccettabile quello che si è verificato, e dobbiamo evidentemente ancora lavorare tanto sui nostri giovani, sui ragazzi, ma anche sulle persone adulte, affinché si capisca fino in fondo il messaggio che vogliamo trasmettere, che deve essere comunque un messaggio di pace, di fratellanza e di vicinanza. E ricordare in questo giorno, ma non solo in questo giorno, anche tutto l'anno, quanto è successo anche in Toscana, sui nostri territori, in quel periodo che è un periodo nero per tutta la storia mondiale, direi. Ed è evidente che non trova giustificazioni quanto abbiamo letto stamani, quanto abbiamo visto succedere proprio a casa nostra. Tra l'altro la Toscana è una regione dove la solidarietà e la pace sono sempre un baluardo, e quindi riteniamo che sia importante correre ai ripari e magari cercare di capire anche laddove si può potenziare la comunicazione, l'informazione e magari anche l'istruzione dei nostri ragazzi, per evitare che quello che si è verificato in queste ore non succeda più. Ma quello che è accaduto conferma che è giusto ricordare il più grande dramma che ha colpito l'umanità, vale a dire la Shoah, l'Olocausto, per rinnovare il nostro impegno affinché quei fatti non accadano mai più. E non possiamo assolutamente dare per scontato che i razzismi, le discriminazioni, le violenze alimentate da sentimenti di odio e di indifferenza siano battuti. Anzi, come abbiamo visto, purtroppo sono sempre pronti a riemergere anche in una terra che è la terra dei diritti e della civiltà, che si chiama Toscana. Quello che è accaduto è sicuramente un episodio che va condannato. La nostra vicinanza, la nostra solidarietà alla famiglia, al sindaco, che prontamente, a dimostrazione di quali sono gli anticorpi presenti e vivi, ha anche organizzato una fiaccolata per manifestare la condanna, lo sdegno e appunto la solidarietà a questo ragazzo che ha subito questo atteggiamento di aggressione e di discriminazione. Io credo che noi dobbiamo veramente essere impegnati a promuovere la cultura della memoria, affinché l'umanità, affinché il diritto, affinché la pace siano conquistati giorno dopo giorno, e perché i fatti che anche oggi ricordiamo veramente non accadono mai più. Questo è l'impegno che le istituzioni, ma tutti noi come cittadini, ogni giorno dobbiamo aver presente, per essere veramente pronti a contrastare questi fenomeni e soprattutto ad affermare invece sentimenti che sono legati alla civiltà, che sono legati all'umanità, che sono invece l'affermazione dei diritti. Io nel mio intervento ho delineato quella che è stata la storia della Shoah, di questo folle ma umano, purtroppo, percorso di persecuzione e di tentativo di sterminio totale degli ebrei d'Europa. È stata una vicenda che ha travolto l'intero continente, con alcune limitate eccezioni, e che ha avuto qualche cosa di, in fondo, di abbastanza simile alle epidemie,
a quelle di colera o a quella del Covid attuale, ed era basata sull'antisemitismo, sull'odio verso gli ebrei per il semplice fatto di essere ebrei, quindi verso tutti, verso i bambini, verso gli anziani, verso i lattanti, verso gli adulti. Ha toccato anche l'Italia con tempi specifici legati all'esperienza del fascismo. È nell'autunno del 1943 che Mussolini decide di implementare la deportazione verso l'assassinio degli ebrei anche del nostro paese, e aveva già iniziato nel 1938 con una legislazione antiebraica molto dura, molto forte e rigida, che aveva iniziato a separare gli ebrei italiani dagli altri italiani. Durante il Giorno della Memoria in Consiglio regionale è stato presentato il libro Chi salva una vita, edito dal Consiglio stesso, dell'autore Alfredo De Girolamo. Il volume ripercorre la storia dei giusti della Toscana che salvarono la vita di molti ebrei e ricorda la straordinaria rete di solidarietà che vide protagonisti molti italiani, e tra questi 150 toscani che misero in campo il senso della democrazia e del rispetto per l'altro. Tra le grandi storie ricordate, quella di Gino Bartali, uno dei massimi artefici della rete di solidarietà in Toscana. In una giornata come questa, che è del ricordo, bisogna anche saper guardare a quello che molti italiani, molti toscani hanno fatto in quei due anni terribili tra il 43 e il 45, quando decisero di non essere indifferenti, di non voltare la faccia dall'altra parte. Parliamo di 150 toscani, sono tanti, e altri ancora, diciamo, non sono riusciti ad avere questo, a essere insigniti da Yad Vashem dell'onorificenza di giusto. Ecco, in una giornata come questa ricordare vuol dire anche guardare al futuro e quindi alla memoria. Noi toscani dobbiamo sempre sapere che ci sono stati in quegli anni bui, terribili, di tragedia, di genocidio, i più bui del Novecento, 150 toscani e tanti altri ancora che hanno deciso, che decisero allora di non voltare la faccia dall'altra parte e di mettere a disposizione loro stessi per salvare la vita di altri. Fossero stati ebrei o altro, secondo me era poco indifferente, perché quando dentro si sente e si ha un valore come questo, ieri può aiutare qualcuno, domani può aiutare qualche altro, e nello stesso tempo decidere di vivere in un paese dove ci sia la democrazia e dove ci sia il rispetto degli altri. Perché queste iniziative che vengono fatte, queste giornate nazionali, servano soprattutto come monito perché determinate cose non succedano più. In questo caso la lettura che dà De Girolamo è una lettura positiva di questo tipo di ricorrenza, ovvero ricordare chi con l'animo degli italiani, dei toscani, non volle piegarsi comunque a quelle che erano le leggi sbagliate di allora e volle con il proprio gesto appunto non girarsi dall'altra parte, mettendo a disposizione se stesso perché potesse essere meno cruente, meno drammatica, meno tragica l'azione di quel tipo di norme, con appunto l'intervento di tanti giusti che a quelle norme si opposero. Il treno è nato in Toscana nel 2002, poi l'hanno copiato un po' tutti in Italia. Però questo vuol dire che era una bella iniziativa, ed è un'iniziativa dal mio punto di vista unica, perché come lo facciamo noi, cioè preparando davvero studenti e insegnanti tutto l'anno, tra l'altro fino ad ora quando si faceva il treno c'era la summer school alla fine d'agosto, in modo che gli insegnanti tornavano poi all'inizio della scuola e potevano trasferire e riferire agli studenti quanto avevano imparato nella summer school. Regione Toscana, il Consiglio regionale.